A proposito di sensazioni, di cose fantastiche, di cose belle, beh, veniamo in Inghilterra, andiamocene anzi in Inghilterra. È dicembre del 1967 quando viene pubblicato un magnifico 33 giri dei Rolling Stones intitolato Their Satanic Majestic Request. Da noi arriva nel 68, attenzione. Siamo al loro sesto album e questo 33 giri è il primo che ha stessa copertina e stessi brani inseriti all'interno della stampa americana, della stampa inglese, di quella italiana, tedesca, eccetera. Prima invece c'è un po' un guazzabuglio, ma non è solo per i Rolling Stones, vale per i Kings, anche per i Beatles, per tutti quei gruppi. Ogni stato inseriva alcune canzoni che nello stesso album non erano inserite allo stesso modo, la scaletta era diversa nonostante l'album in teoria fosse lo stesso. È il primo lavoro degli Stones senza il leggendario produttore Andrew Loog Oldham. È un 33 giri veramente fortemente influenzato dalla psichedelia e dagli effetti delle droghe più o meno pesanti. Era il periodo un po' pesante appunto per gli Stones. Ne esce comunque, a dispetto di tutto questo, ne esce un 33 giri davvero fantastico. A me è sempre piaciuto molto, anche se all'epoca ci furono delle critiche, ovviamente poi si facevano sempre i raffronti con Sgt. Pepper dei Beatles, si facevano raffronti sempre con i Beatles, ma bisogna invece riuscire a sdoppiare questa cosa, mai confrontare Beatles e Rolling Stones. Sono due gruppi totalmente diversi, due gruppi che fanno un genere di musica totalmente diverso. Sono due gruppi fantastici e fenomenali, tra i migliori di tutta la storia. Altra cosa davvero particolare, poi chiudo, andremo ad ascoltare uno dei brani, la copertina bellissima, fantasmagorica, che era opera del fotografo Michael Cooper. Da questo lavoro, quindi, estraiamo il brano che aveva per titolo Citadel, The Rolling Stones.